Я мечу сопа, я мечу сопа. Ну, я ма... Dovremmo essere capaci.
Dobbiamo allargare perché il foto deve essere più grande. Signora, un pochino più indietro, se no non ce la facciamo. Per favore, gentilmente, se no... entreranno gli ammalati e i bambini. Quindi anche quelli che sono adesso sul sacrato, per favore facciano un corridoio per fare entrare subito dopo i sacerdoti, gli ammalati e i bambini. Sono i primi perché questo posto, questo primo posto, non lo vorrebbe nessuno. E poi voglio dire ancora a tutto il popolo di Dio che è presente, siete tantissimi ed era prevedibile,
che la Santa Messa potrà essere ascoltata anche dall'esterno della cattedrale, perché come sentite con la nuova amplificazione per fortuna non ci sarà problema per questo, per la partecipazione attiva alla celebrazione eucaristica. Viviamo adesso, disponendoci nel silenzio, questo grande momento di gioia. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore.
Grazie.
altre volte.
dobbiamo dare inizio alla messa, per cui il corridoio centrale, la navata centrale della cattedrale, cerchiamo di lasciarla libera. Chi si trova qui davanti al quadro senza fare nessun danno, no, passate direttamente, per favore importante, passate direttamente, poi dopo ci sarà il momento per tutti. E va bene. Passate. Il corridoio deve restare libero per quanto è possibile. Prendete posto nei banchi. Ecco, adesso per favore silenzio, comincia la messa. Adesso basta, eh? Per favore. Per favore. Disponiamoci nel raccoglimento a vivere bene, spegnendo i telefoni, questo momento.
ma con i bambini in braccio e anche altre persone che di qui penso non possano poter vedere nulla, ha detto semplicemente, ribadendo quello che hanno detto i miei confratelli, che qui un'altra cinquantina di persone possono stare a vedere, ci vediamo faccia a faccia, chi vuole sappia che qui c'è posto. Confermo poi l'invito che è necessario a lasciare libero il corridoio per ragioni di sicurezza. Siamo tanti, grazie a Dio, però potremmo anche rispettare le regole. Chi vuole venire? Facciamo solo 3 minuti di sosta. Chi vuole venire può venire. Così chi vuole può venire. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli, padre.
che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto dove nascere dall'acqua. Il vento soffia dove vuoi e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra
se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Parola del Signore. Siano dato Gesù Cristo. Il saluto che in questa occasione è stato sostituito dall'apertura della porta santa, ne parleremo subito, è il solito: il Signore sia con voi. Però ci sono dei momenti nei quali non si tratta di esprimere con questa formula soltanto un desiderio, una preghiera. Diciamo che è anche una constatazione. È verissimo, è sincerissimo il desiderio: il Signore sia con voi. Ma è sincera la constatazione: il Signore è con voi. E proprio aperto la porta santa, la constatazione, diciamo che in certo senso c'è una maggiore facilitazione a dire, a partire da noi stessi: il Signore è con voi, il Signore è con me, con noi. Questo è un motivo di grande felicità. Ho fatto accenno alla porta della fede, alla porta santa. È una cerimonia che a noi è stata concessa perché abbiamo chiesto anche per questo momento l'indulgenza plenaria. Do una breve spiegazione di quella che è l'indulgenza plenaria. Non è il pagamento di una tassa. L'indulgenza plenaria è l'intervento che la Chiesa, l'unica che può spargere, come dice Santa Caterina, l'abbiamo festeggiata ieri, può spargere il sangue innocente di Cristo sulle nostre ferite infette. La Chiesa è l'unica che può spargere, consentitemi di ripeterlo, che può spargere il sangue innocente e redentore di Cristo sulle nostre ferite infette. E noi, anche nella nostra devozione alla Vergine Santa, di ferite ne abbiamo da portare. Sono le ferite che interessano la nostra vita, ma sono le ferite di tutti quelli che con la vita hanno
l'immagine di Maria. E con l'immagine di Maria noi riandiamo, perché noi non siamo quelli che hanno bisogno soltanto di sensazioni. Ben venga il bacio. In altre culture non si capisce, non importa. Nella nostra cultura ha un significato, intenerisce pure. E ne siamo orgogliosi. Nella nostra cultura c'è la memoria di tutto quella che è stata, tutta quella che è stata la devozione verso l'icona della Vergine Santa. Diciamo tutto quello che è conosciuto, il ritrovamento del quadro, festeggiamo il 500°. Tutte le peripezie che ci sono state, la storia è sufficientemente chiarita, cioè la persecuzione dei cristiani che si esprimeva con la persecuzione delle immagini, il trafugamento delle immagini non è solo la questione nostra. Quando loro partivano, decidevano questi viaggi della salvezza, la prima cosa, i nostri padri che venivano dall'Oriente vicino si preoccupavano di mettere al sicuro le immagini. E questo è stato per tutte le popolazioni che si sono messe sulle nostre colline in cerca di salvezza da chi li perseguitava in nome della fede e se la prendeva in gran parte su quelle con le immagini della Madonna, una fede testimoniata nella persecuzione. Oggi è ancora tempo di persecuzione, perché oggi in una società, in una cultura che rischia di essere molto piatta, dico ora, questa non è un'espressione mia, di un pensatore molto più alto di me, l'icona è il valore. Un popolo che si riunisce non per chiedere pane, ma che si riunisce per emozionarsi al bacio dell'icona e soprattutto con la preoccupazione di far arrivare i bambini a baciare l'icona. Questo popolo è valore, ed è valore anche per un altro motivo, perché l'icona non nasce così per il gusto di dipingere. A me è capitato una volta di vedere che c'era una bravissima che era molto brava a fare le icone. Io conoscevo il suo monastero, l'ho vista che era alla tavola che diceva, ho detto: stai facendo l'icona? Sì. Ma me la dai? No, questa non la posso dare perché sono già impegnata. A te la faccio. Io ho aspettato alcuni mesi, non era ancora pratico l'icona. Sono andato da lei di nuovo, ho detto: ma che insomma, Stefania, me la dai questa icona o no? Lei con molto calmo, con molta finezza, mi ha detto: senti, ti devo dire che tu non sai come nasce l'icona, perché l'icona nasce dalla preghiera. Secondo lo spazio e il tempo che la preghiera trova nella tua vita, nasce l'icona. L'icona non è una tela, una qualsiasi manufatto. L'icona è l'immagine, è l'espressione, è, hanno detto, la materializzazione di tutto quello che uno prova quando pensa a Dio. Che cosa troviamo noi che adesso siamo raccolti dalla Vergine felicissima perché sa che noi cerchiamo Lui, il Figlio? Che cosa troviamo noi? Portiamo le nostre storie, portiamo
macchioline di un angelismo ebede, come l'hanno chiamato. Noi cristiani non siamo ebede. Noi sappiamo quanto uccide il peccato nella nostra vita. Il peccato tormenta, il peccato ti schiavizza, il peccato ti permette di non avere più occhi per vedere altro se non quello a cui ti porta il tuo istinto. Quanto bisogno noi abbiamo di luce. E la Chiesa, accogliendo la nostra domanda, che è quella domanda della comunità, accogliendo la sua storia vissuta, ci ha concesso l'indulgenza. L'avete sentito di tutti i colori sull'indulgenza. Che cos'è l'indulgenza? È la partecipazione agli infiniti e alle infinite ricchezze della passione e della risurrezione di Cristo. Quanto sono grandi i meriti di Cristo? Infiniti. E allora parlati, ma no, non possono essere sprecati, vanno donati. E siccome noi siamo malati, abbiamo bisogno della remissione delle colpe, c'è il sacramento della confermazione. Ma solitamente i padri antichi e anche quelli moderni dicono che c'è un debito della colpa e tu ne vai a chiedere perdono al Signore nel sacramento della confessione. Ma c'è anche la pena del debito, il debito della pena. Cioè il tuo organismo, nel momento in cui tu ti ribelli a Dio, di questa ribellione nella vita, nella memoria, resta un segno. Questo segno lo può togliere soltanto Dio. L'icona nasce nella preghiera. La redenzione della persona nasce nella divinizzazione, nella identificazione nostra con Dio. Voi siete dei. Io ho scelto questo brano di Giovanni. Non meravigliarsi se io ti ho detto dovete nascere dall'alto. I nostri simbolismi, la calata, l'ascesa, si riferiscono a questo. Ci sono, adesso siamo in tanti, non posso, ma ci sono delle scoperte interessantissime anche su alcune regole che reggono la vita del sistema nervoso, pensate. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene, né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Viene primo Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele, noi abbiamo cattivi maestri anche, i quali quando noi poniamo le domande viene di significato, ma da dove viene, che senso ha la vita e verso dove va la vita, loro ti dicono che non sono capaci di dire nulla. Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. Tu vai a insegnare i segreti dell'atomo e non sai qual è il senso della tua vita. In verità io ti dico, è maestoso, io ti dico, è solo lui lo può dire, è solo perché lo dice lui, noi ci diciamo noi. La porta è Cristo, la fede è la fede in Cristo. Noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto. Noi, quanto è bello, io, noi. Ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Attenti, l'accoglienza della testimonianza non è un'emozione. È troppo facile ritornare il fattoretto. È bellissimo, tenerissimo, ma non può consistere in questo il cammino di l'uomo che sono. Questo lo esprime, gli dà un gusto in più, ma l'essenza del gusto è far penetrare Dio nella vita nostra. L'icona, che cos'è l'icona? Tu guardi Maria.
il mondo fa schifo, la città fa schifo, tutto fa schifo. Dicono. Noi vi parliamo, io vi parlo delle cose della terra e voi non credete. E come crederete se io vi parlerò delle cose del cielo? Allora si tratta di affinarsi e Maria è scuola di Firenze con la sua vita, e tutto quello che il pensiero di Maria ha suscitato nella storia dell'arte. Speriamo di avere anche noi la possibilità di avere proprio un ufficio pastorale per l'educazione alla fede attraverso l'immagine e attraverso l'arte. E come Mosè indagò il sergente del deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Questo è ciò che ci viene offerto. Questo è il mistero più grande e più bello. Se ascoltiamo questa parola, possiamo essere ancora più certi per la base della parola del Signore, possiamo essere ancora più certi di quello che diceva un santo, San Gregorio d'Alissa, il quale diceva che la connessione tra gli uomini, il nesso tra gli uomini è la gloria di Dio, non la mia forza detta. Siamo stretti stretti nel nome di Dio, questa è gloria di Dio. Lo spettacolo a questo punto è anche l'icona, ma c'è un'icona che è riferimento a Maria, come quella di Maria, preservando, tenendo la preservazione di noi dal peccato, è ancora più suggestiva dell'icona dipinta da noi. L'uomo, la donna, la persona umana, Maria ci invita a ritenere che è molto più bella, infinitamente più bella di un'icona. Credo. Thank you.
ripetiamo insieme, diciamo: crea in noi, oh Dio, un cuore nuovo. Crea in noi, Dio, un cuore nuovo. Per il popolo santo di Dio e in particolare per la nostra comunità parrocchiale e tutta la Chiesa, perché a immagine di Maria, che ha cooperato in modo speciale alla redenzione, renda testimonianza della fede di fronte al mondo. Preghiamo. Perché imitando la Vergine fedele precedano e guidano il popolo nella fedeltà a Cristo e rendono ai poveri il lieto annunzio della salvezza. Preghiamo. Per quanti si dedicano al servizio dei poveri, dei malati e degli anziani, perché come Maria in visita a Santa Elisabetta sia il segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli. Preghiamo. Per i genitori, perché sull'esempio di Maria, che a Nazareth ebbe la straordinaria esperienza della vita nascosta con Gesù, portino nella realtà quotidiana la luce e la forza che viene dalla fede. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, attingiamo da lei il dono della perseveranza fino al giorno del luminoso incontro con suo Figlio nel Tempio della Gloria. Preghiamo. Santa, agnetta beata, come la leggeva la Padre, fa che
crucificato sulla croce che uno muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero di rappresenza della gioia pasquale, l'umanità è subita su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie per la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.
egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i suoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Dionigi e Santa Anastasia, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, do la parte pace e salvezza con te, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo dei tuoi eletti. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunga a te, Padre Misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e figli, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi a te, noi, che facciamo insieme, a godere per sempre nella tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu Dio, gloria al mondo di bene.
in 6 punti precisi. Qui nella navata centrale ci saranno 2 sacerdoti a distribuire l'Eucaristia. Altri 2 saranno nelle 2 navate laterali e 2 saranno all'esterno della cattedrale, per coloro che hanno ascoltato la messa pur restando in piazza, nella piazza, e si metteranno all'ultimo gradino del sacrato, uno al lato sinistro e un altro al lato destro, per cui all'esterno, per favore, magari se i portantini ci aiutano, possono fare 2 corridoi in modo tale che si possa ricevere la comunione. Nel frattempo preghiamo cantando.
passiva e la benedizione che darà il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Graziani, ci sarà per tutti alla fine della Messa, dopo che noi sacerdoti saremo tornati in sagrestia, ci sarà per tutti la possibilità di fare un atto di devozione al quadro della Madonna, un bacio, un saluto, un segno di croce, un inchino, insomma, a seconda della propria sensibilità e della propria formazione. Però lo faremo in modo ordinato. Ormai lo sappiamo bene, prima andiamo a dare. Su questo non si discute. Prima gli affamati, i bambini, e poi, dato che gli affamati adesso si trovano qui davanti, sono, diciamo, è più semplice per loro passare davanti al quadro e fare un gesto di ringraziamento, di devozione, di affidamento a Maria. Poi, nel corridoio centrale, si formerà una fila e si viene dal corridoio centrale, si fa un saluto alla Madonna e si va verso l'uscita poi dalla parte della sacrestia. Vi invito, dato che all'inizio lo sappiamo bene, ci sarà un po' di calma, è così, però vi invito a mantenere per quanto è possibile il clima di raccoglimento e di preghiera, e per fare questo durante l'attesa poi si pregherà anche con il rosario. Quindi disponiamoci ad un momento ulteriore di preghiera tutti quanti. Preghiamo. Il Signore.